premio Città del Palio al ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta. La cerimonia si è svolta ieri nel corso della seconda delle tre serate del Palio del Ciuccio a Cuccaro Vetere. Nel corso della cerimonia la firma del protocollo d'intesa tra i comuni di Cuccaro Vetere, Ginosa, Massafra, Galatone, Oria e Palo del Colle, volto a rafforzare progettualità di rete delle Città del Palio. Nel Cilento c'ero già stata, già diciamo come turista, perché è una delle zone più belle d'Italia. Poi io sono calabrese, siamo venute molte volte a Velia, siamo venute a girare per il Cilento con la mia famiglia, così per centri storici, perché siamo molto appassionati di beni culturali. Poi sono tornata tante volte ospite di alcuni sindaci da sindaco. Oggi ho accettato e diciamo che il premio è l'occasione per venire qui, per incontrare quelli che io chiamo sempre i colleghi sindaci, per discutere con loro da ministro di come possa supportare la loro azione amministrativa e come io da ministro possa rendermi utile nell'aiutare le amministrazioni locali e soprattutto i piccoli comuni, che sono veramente coloro che sono i depositari dei più alti valori dal punto di vista dell'identità, dal punto di vista della cura del territorio. Quindi considero i sindaci coloro che veramente sono quelli vicino alle persone e fanno un'azione di puro volontariato, pensando esclusivamente nella maggior parte dei casi al bene comune. Ecco, appunto, i sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, sono, diciamo, come se fossero soldati di frontiera, perché in realtà sono l'estremo baluardo dello Stato e alcune volte in effetti anche purtroppo l'unico a dover combattere, diciamo, con alcune problematiche tipo dissesti idrogeologici, tipo la lotta alla criminalità organizzata nel sud. Sì, per quello ho detto come possa supportare l'azione dei sindaci, che significa poter essere vicina ai sindaci, non certamente con finanziamenti, perché il mio ministero è un ministero senza portafoglio, ma legislativamente con le strutture tecniche per tutto quello che serve l'accompagnamento dei sindaci nella vita amministrativa. Diciamo che adesso dobbiamo assolutamente attuare la legge 56, quindi bisogna parlare di unione dei comuni, di trasformazioni costituzionali, della costituzione dell'area vasta, dell'area metropolitana di Napoli, che non può essere Napoli centrica ma deve badare al tutto il territorio, quindi considerando gli aspetti a tutto tondo. E io penso che per quanto riguarda l'Italia il primo problema è la corruzione e diciamo l'abbandono delle regole, quindi l'illegalità diffusa. Quindi si parte proprio dalla lotta alla corruzione, dal ripristinare la legalità nei territori per poter fare buona politica. Ultima domanda, ministro, comunità montane versus unione dei comuni, c'è questa contrapposizione a suo avviso? No, a mio avviso no, a mio avviso è semplicemente una trasformazione, che non sto dicendo che sia semplice e facile, sto dicendo che può essere accidentata, può essere faticosa, però se si vuole si può iniziare, anche senza, sapendo che poi ci occorreranno anche delle correzioni strada facendo, perché i territori non sono tutti uguali. Evento della serata è stato il conferimento del premio per i 50 anni di attività politica al vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Antonio Variante, già sindaco di Cuccaro, parlamentare numero 2 della Giunta Campana. Ma io devo essere sincero, al di là delle realizzazioni che sono tante, che sono state dettate via via dalle necessità delle nostre comunità, la cosa alla quale ho tenuto sempre molto è stata quella di scegliere le azioni più giuste in favore delle istanze che venivano dai cittadini. Non ho scelto le più convenienti, le più facili, ma le più giuste, che a volte erano facili, ma a volte erano anche molto difficili, ed era anche difficile comprenderle. Se vogliamo fare un esempio, per esempio il parco, era anche difficile farle comprendere, però erano le scelte secondo me più giuste. Io ho seguito sempre questo criterio, non l'ho mai dismesso e credo di essermi trovato bene, soprattutto di aver difeso al meglio la mia comunità. Ecco, lei è rimasto sempre legato a quella visione della politica, ecco, da primo cittadino, cioè nel senso di una politica che nasce dal basso e che si vive in trincea sostanzialmente, sui problemi reali del paese.
Certo, e questo è il senso vero della politica, cioè la politica rappresentazione degli interessi e dei problemi della comunità e sforzo per superare le difficoltà e risolvere i problemi. Questo lo si incontra quotidianamente nelle amministrazioni locali e lo si incontra nel rapporto politico laddove eletto ed elettore sono a contatto quotidiano. Ecco perché non mi ha mai abbandonato questa concezione della politica e questo sforzo di mantenere in piedi questa condizione. Ecco, ultima domanda onorevole, qual è la cosa che le è rimasta particolarmente impressa in questa lunga attività politica? Ma la cosa che ho vissuto con maggiore, diciamo, intensità è stata la necessità di mettere insieme più possibile una comunità come quella cilentana, fatta di tanti piccoli nuclei e molto dispersa, cioè la necessità di creare una volontà ampia, diffusa, nella quale ci fosse quanta più gente possibile, ci fosse l'intera comunità. Questa è stata la mia preoccupazione costante. Non facile, a volte non sono stato nemmeno ripagato, se vogliamo vederla da questo punto di vista, però era questa la necessità e resta tuttora questa la necessità. La nostra comunità è una comunità che deve vivere più coesa. Ecco, forse onorevole, più che ripagato alcune volte non è stato nemmeno capito appieno questo sforzo di riuscire a costruire di tanti piccoli paesi una comunità, diciamo, cilentana e valdianese, perché poi è questo il senso. Io per la verità sono sempre convinto che non sono gli elettori che non capiscono, sono gli eletti che non sempre riescono a farsi comprendere oppure non ci sono le condizioni per essere compreso, perché gli elettori poi quando comprendono si esprimono di conseguenza. Io ritengo che questa sia una condizione che il nostro territorio vive tuttora e bisogna fare il massimo sforzo per superarla. È il consiglio che do a quelli che verranno.